Bentornati amici di cucinarefacile.com, oggi vi mostrerò come preparare il polpettone al cartoccio. g di carne tritata di vitello, 2 uova crude, 2 uova sode, 2 sottilette, 100 g di prosciutto cotto a fette, una pagnotta, 100 g di parmigiano grattugiato, 20 g di rucola, 100 g di formaggio morbido a pezzi molto piccoli, sale e pangrattato quanto basta. Cominciamo immergendo la pagnotta in un po' d'acqua tiepida. Lo lasceremo ammorbidire solo per qualche minuto. Mettiamo in una ciotola la carne, le 2 uova crude, saliamo, aggiungiamo il parmigiano, il pane ammorbidito e ben strizzato, il prosciutto cotto, lasciandone però 2 fette da parte. Aggiungiamo il formaggio a pezzi, le 2 sottilette, la rucola, e infine un po' di pangrattato per compattare il tutto. Cominciamo a impastare. Stendiamo un foglio di carta d'alluminio, cospargiamo la base con un po' di burro e una spolverata di pangrattato. Aggiungiamo una fettina di prosciutto cotto. Stendiamo la carne. Posizioniamo al centro le 2 uova sode. Richiudiamo ripiegando i lembi, cercando di creare una mattonella. Aggiungiamo al di sopra l'ultima fetta di prosciutto cotto. Anche qualche pezzetto di burro. Richiudiamo bene tra 2 fogli di carta alluminio. Il polpettone dovrà cuocere per circa 40 minuti a 180 gradi. Ed ecco, dopo 40 minuti di cottura il polpettone è pronto. Potete anche servirlo con delle verdure fresche. Buon appetito!